Insomma, la correzione del computo sulle derivate. Polinomio composto da 1, 2, 3, 4 termini. Si usa la regola di derivazione della somma, quindi la somma, la derivata della somma e la somma delle derivate, e poi sono tutte potenze. La derivata di x alla quarta è l'esponente, che è 4, per la potenza abbassata di un grado, quindi x alla 4 meno 1, cioè x alla terza. Poi c'è il fattore costante meno 2 che rimane, quindi meno 2 per la derivata di x alla terza, che è 3 per x alla seconda. Nuovo meno 2 per la derivata di x, che è 1, e la derivata di 5, che è 0. Quindi 4x alla terza meno 6x alla seconda meno 2. B, derivare la funzione y uguale a x alla seconda fratto 1 meno 2x alla seconda. Qui invece va usata la derivata del rapporto, che è la derivata del numeratore per il denominatore meno il numeratore per la derivata del denominatore, tutto fratto il denominatore alla seconda. Y primo vale il denominatore tutto la seconda, quindi 1 meno 2x alla seconda alla seconda, e sopra la derivata del numeratore, che è 2x, per il denominatore così com'è, meno il numeratore x alla seconda per la derivata del denominatore, che è meno 2 per la derivata di x alla seconda, che è 2x, quindi meno 2 meno 4. Ok, qui sviluppiamo il numeratore, il denominatore non mi conviene sviluppare il quadrato perché comunque non semplifico niente, il numeratore ho 2x meno 4x alla terza più 4 meno 4 più 4 sulla terza, e mi rimane 2x fratto 1 meno 2x alla seconda alla seconda. È chiaro? Attenzione all'errore molto comune: la derivata della frazione non è il rapporto del derivato. Funzione C, funzione uguale a 2x più 1 tutto alla terza. Qui posso fare due cose: o sviluppo prima il cubo e poi faccio la derivata del polinomio che ottengo, oppure uso la derivata della potenza. Questo posso pensarlo come il cubo del binomio è cubo del primo, cubo del secondo, triplo prodotto del quadrato del primo per il secondo, triplo prodotto del primo per il quadrato del secondo. Ripetiamo questo che serve. Quindi la terza è a alla terza più b alla terza più 3 a alla seconda b più 3 a seconda. Quindi qui ho ha scritto b alla seconda, posso dire b alla terza. Sì, chiedo scusa.
quindi il cubo di 2xx è 8 x alla terza, il cubo di 1 è più 1, il quadrato di 2x è 4x alla seconda, per 3 12x alla seconda, poi 3 per 2 6x per 1 fa 6x. Qui posso derivare termine a termine questa, quindi ho 24x alla seconda, derivato di 1 è 0, più 24x, derivata di 6x e 6 per 1 che fa 6. Oppure posso usare la derivata della potenza su questa e ho l'esponente che è 3 per la base 2x più 1 all'esponente meno 1, quindi alla seconda, per la derivata della base che è 2. Quindi ho 6, 3 per 2 fa 6, 2x più 1 alla seconda. Questa è meglio svilupparla, abbiamo ottenuto 6 per 2x alla seconda, 4x alla seconda, più 1 più 4x, quadrato del primo e del secondo è doppio prodotto, ottenendo 24 alla seconda più 24x più 6, è identico al precedente. Entrambi i modi vanno bene. Ok? Tutto chiaro? Esercizio numero 2. Data la funzione y uguale a x alla quarta meno 2 fratto x, trova l'equazione della tangente nel punto di ascissa 2. Se x vale 2, la prima cosa da fare, perché devo far passare la funzione per un punto, è conoscere l'ordinata del punto. Il punto che sta su questa funzione avendo ascissa 2 lo trovo sostituendo x valore 2, quindi la sua ordinata vale 2 alla quarta, 2 per 2 4, 4 per 4 16, 16 meno 2 diviso 2, 14 mesi, 7. La tangente è una retta che passa per il punto di coordinate 2, 7. Quindi abbiamo le coordinate del punto, voglio determinare la m della tangente e il q della retta tangente. Una cosa importante da osservare è questa: la funzione y uguale a x alla quarta meno 2 su x ha come dominio gli x reali diversi da 0, il denominatore si annulla in 0, quindi in tutti i punti tranne che in 0 è una funzione continua, inoltre essendo un rapporto tra funzioni derivabili è anch'essa derivabile. È la derivata prima che ci darà il coefficiente angolare della tangente, vale, anche qui applico la regola del rapporto, il denominatore è la seconda, derivata del numeratore, 4x alla terza, 2 la derivata nulla, per il denominatore che è x, meno il numeratore così com'è, e la derivata del denominatore che è 1.
quindi 4 x alla terza per x fa 4 x alla quarta, meno x alla quarta per 1 per x alla quarta, meno meno 2 più 2. Io ottengo 4 x alla quarta meno x alla quarta fa 3 x alla quarta più 2 fratto x alla seconda. Ora l'm della nostra tangente vale il valore derivata prima del punto di ascissa 2. Quindi faccio altro che prendere la derivata in 2 è continua, quindi la funzione in 2 è anche derivabile, sostituisco il valore di 2 nella derivata. Quindi ho sotto x alla seconda 4, 3 per x alla quarta 16 più 2. Otteniamo il 50 quarti, cioè 25 centesimi. Se le cifre 3, 48 più 2, 50, diviso 4, 25 centesimi. Per trovare il Q della retta, è sufficiente utilizzare il fatto che la retta passa per il punto P. Quindi questo senza che devo cancellare ogni volta. Q lo troviamo per il fatto che la retta passa per P, il valore ordinato di P meno la M per la scissa di P, quindi il valore ordinato di P che è 7 meno la M che è 25 meno di per la scissa che è 2. 7 meno 25 meno 18, quindi la tangente a equazione y uguale 25 mezzi x determina in quali punti, in quali, per quali valori da x, la tangente è orizzontale. Cioè fare l'asse dell'x. Quindi tangente orizzontale significa derivata prima uguale a 0. Quali sono le ascisse dei punti aventi tangenti orizzontali? Significa dove questa funzione è derivata nulla. Il dominio della funzione è tutto r tranne 5, perché 5 annulla il denominatore. In tutti gli altri punti la funzione è continua e derivabile, quindi vediamo tra un attimo. La sua derivata prima vale, che qui regola la derivata del rapporto, denominatore la seconda, x meno 5 al quadrato, derivata del numeratore, che è 2x meno 5, per il denominatore così com'è, x meno 5, meno il numeratore, x alla seconda meno 5x più 4, e la derivata del denominatore che è 1. Facciamo, devo fare le parentesi, ho
2x alla seconda meno 5x meno 10x più 25 meno x alla seconda più 5x meno 4. Semplifichiamo. 2x alla seconda meno x alla seconda fa x alla seconda, meno 5x più 5x fa 0, rimane meno 10x, più 25 meno 4 fa più 21. In questo caso il dominio della derivata per meno 5, quindi ovunque la funzione esiste è derivabile. Ora l'esercizio ci chiede se ci sono punti e quali sono dove la derivata è nulla, quindi f' x2 è a 0 significa chiedersi dove x alla seconda meno 10x più 21 fratto x meno 5 alla seconda è 0. C'è un'equazione fratta, il campo di esistenza dell'equazione coincide con il dominio della derivata che è con il dominio della funzione, quindi dovunque la funzione esiste ha derivata nulla dove sia nulla il numeratore, quindi f' di uguale a 0 significa x alla seconda meno 10x più 21 uguale a 0. Funzione di secondo grado completa, a è 1, b è meno 10, c è 21, calcoliamo il delta, b alla seconda che è 100, meno 4ac, quindi meno 4 per 21 che fa 84. 16. Quindi le due soluzioni sono meno b 10 più o meno radice di 16 che è 4 diviso 2, 10 più 4 14 diviso 2 7, 10 meno 4 6 diviso 2 3. Le due ascisse dei punti aventi derivata a nulla sono x uguale a 7 e x uguale a 3. Ok? Tutto chiaro? Quindi si chiedeva l'ordinata, quindi si chiedeva quale vuole la x, la derivata. Per avere l'ordinata è sufficiente mettere 7 e 3 nell'espressione della funzione, ma non era richiesto. Ultimo esercizio. Quarto. Diceva, due corpi si muovono secondo due leggi orarie diverse. X1 dt vale 2t alla seconda meno 2t con t in secondi e x in metri, mentre il secondo ha una legge oraria x2 dt che vale meno un mezzo t alla seconda più 5t. Mi chiedeva per quale valore di t, cioè a quale istante la velocità del primo corpo è due volte quella del secondo. E questo si risolve ricordando il fatto che la velocità è la derivata prima della posizione in funzione del tempo. Quindi per avere la velocità del primo corpo è sufficiente che derivo x1 v1 di t pari x1 primo di t, derivando rispetto a t ho, anche questo è un polinomio, 2 per 2t
che fa 4t meno 2, per il derivato di t che è 1. Poi la derivata del secondo di 2 di t è x2 primo di t meno un mezzo per 2t meno t per la derivata di 5 di 5 5t che è 5. Ok, a questo punto vedersi quando di 1 è il doppio di V2 significa risolvere l'equazione 4t meno 2 che è V1 uguale a 2 volte meno t più 5 che è V2. Tolgo le parentesi, porto il t a sinistra, 4 più 2 è 6t, 6 2 più 10 12, t è uguale a 2 secondi. Domande? Se non ci sono domande, ci fermiamo qua. Thank you.